Ben ritrovati cari amici, questa è la seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, l'allarme di Crisante, dice morti e ricoveri saliranno, serve intervenire oppure è possibile un lockdown a Natale. Il virologo dell'Università di Padova sostiene che è così come siamo, il sistema è saturo. Via via che i casi sono aumentati, la capacità di contact tracing e fare tamponi diminuisce e si entra in un circolo vizioso che fa aumentare la trasmissione del virus. Prima di evitare a nuove chiusure, dice, a suo parere serve un rafforzamento del tracciamento dei contatti. Il membro dell'OMS dice che il ritmo di crescita dei contagi è più forte del previsto. Pezzotti dell'ISS dice che tra due settimane decessi a tre cifre. Coronavirus in Milano è in difficoltà da giorni e chiede posti letto. Se non si controlla l'onda, gestirla sarà un problema. Qui a Bergamo abbiamo imparato, rinviare le misure fa disastri. Marco Rizzi, primario del reparto di infettivologia dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, avverte: credo che su Milano si debba stare molto attenti sulle misure restrittive perché il trend degli ultimi 15 giorni non è favorevole. Quello che farà la differenza sarà sapere gestire in modo intelligente la situazione sul territorio, avere il polso della situazione, individuare e ragionare sui casi al di là delle beghe politiche. Coronavirus in Germania, oltre 5.000 casi, obbligo mascherina senza distanza di sicurezza. L'Irlanda del Nord chiude pub e scuole. Se l'Europa è ancora stretta nella morsa del virus, numeri impressionanti vengono registrati anche in India, dove sono stati superati 63.000 nuovi casi, in aumento di oltre 8.000 rispetto al giorno precedente. In USA è registrato un nuovo caso di reinfezione. Coronavirus, i dubbi del CTS sull'efficacia dei limiti per cene e banchetti, ok alla stretta del governo sui locali, movida e calcetto. Il Comitato Tecnico Scientifico, stando a quanto riferito dal Corriere, ritiene che non ci sia evidenza scientifica nel fissare un tetto massimo agli ospiti in casa e ai ricevimenti. Nel verbale si sottolinea però che la scelta di Palazzo Chigi sono improntate alla massima precauzione al fine di contenere il contagio da SARS-CoV-2 nell'assoluto rispetto delle misure precauzionali. Coronavirus, si ammalò di Covid mentre era già ricoverato per altre patologie, dimesso dopo 9 mesi di ospedale. Stefano Lancilli di Borghetto Lodigiano, poliziotto e storico centralinista della questura di Lodi, in un'intervista racconta che è un virus duro, molto duro, colpito da polmonite, legionella e poi la malattia scatenata da SARS-CoV-2 che gli è stata diagnosticata il 4 marzo scorso quando era a Codogno. Grecia ha condannato a 13 anni di carcere il leader di Alba Dorata, ergastolo Arrupikakias, per l'omicidio di un rapper antifa. Un verdetto che arriva a pochi giorni da quello in cui la Corte d'Appello di Atene aveva bandito Alba Dorata. La decisione ha dato vita a una vera e propria mobilitazione popolare con almeno 15.000 persone che nei giorni scorsi si sono radunate fuori dal tribunale esultando appena saputo della sentenza. Metà dei soldi del Recovery Fund vada a favore delle donne, più asili, sostegno all'occupazione e misure contro la disparità di salario. Sono le richieste del movimento Il Giusto Mezzo, girate al Presidente del Consiglio Conte. La disparità di genere costa ogni anno circa 370 miliardi e investire per ridurla conviene anche in termini economici. Mila Spicola, tra le promotrici, dice che costruire nidi è un investimento moltiplicatore e bisogna scardinare l'idea per cui essere caregiver è compito delle donne. La struttura sociale di un paese deve fare rete per la cura di anziani e disabili. Mette ansiolitici nel cappuccino della collega perché ha paura di perdere il posto di lavoro, condannata a 4 anni a Bra. L'episodio è accaduto in Piemonte, in un'agenzia assicurativa che aveva annunciato un taglio del personale. La donna è stata condannata per lesioni personali aggravate.
a smascherarla è stato l'esame su un campione di cappuccino che la vittima aveva fatto analizzare quando ha iniziato a sospettare che quella fosse la causa dei suoi mali. Il governo raccoglie l'appello degli scienziati. L'Italia investirà 15 miliardi in 5 anni nella ricerca e raggiungerà gli standard europei. Il progetto sarà finanziato con il Recovery Fund. La cifra non basta per raggiungere la Germania, come proponeva il fisico Ugo Amaldi in un piano da cui è nata una petizione su change.org, ma è sufficiente per arrivare al livello della Francia. Un gruppo di studiosi, tra cui il presidente del CNR Massimo Inguscio e il fisico della Sapienza Luciano Maiani, lo aveva chiesto in una lettera indirizzata a Conte. Il ricercatore Federico Ronchetti ha detto che investire di meno significa anche meno brevetti. Bene cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.